Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starred Books Continuano le reaction Agli episodi più iconici Di The Walking Dead C'è stata, stata la 2.05 Adesso tocca Alla 2.07 Che è praticamente il primo mid-season Di questa serie televisiva Perché appunto nella sesta e nella prima Erano solo sei episodi Quindi uh, era impossibile Fare un mid-season uh, Qui invece appunto la 2.07 è appunto il mid-season e non la 207 perché comunque la seconda stagione, vi ricordo, è composta da 12 da 13 episodi e non da 16 quindi ho fatto i mid-season uh, alla 207 che è una puntata fondamentale per questa stagione uh, è tanto che non la vedo, quindi sono anche abbastanza in hype anche l'idea di rivederla con l'ottica e la mentalità di adesso uh, quindi vabbè, bando alle ciance come sempre, lo sapete, io non ho i mezzi per, farvelo, per farvi vedere l'episodio, i frame più, più importanti, quindi abbiate pietà, spero comunque di divertirvi. Eh, ringrazio già in anticipo Carol di Carl Italia per la condivisione e tutti i membri della pagina per guardare questo video. Grazie a tutti ragazzi, ringrazio anche tutti voi al di fuori della pagina di Carl Italia che state guardando queste reaction, e mi state facendo avere il vostro sostegno, e grazie, grazie, grazie. E niente ragazzi, dai, adesso mi accingo a guardare questo episodio veramente, veramente Uh, con questi nuovi occhi da trentenne Voi li ho guardati con gli occhi da ventenne e oggi lo guarderò con gli occhi della E la, e la testa della trentenne me Quindi banda alle ciance ragazzi E cominciamo Mamma mia ragazzi che ansia che ho per questo episodio Qui Carol che cucina le uova Andrea che affila il coltello la tipica giornata di campeggio uh... Tra amici, insomma, quando si va in quei capeggi in cui non, non puoi fare a meno di fare amicizia con gli altri. il fienile è pieno di zombie. Porca! Che bomba! C'è cioè, proprio come avere tatto e dire una cosa del genere così. il ah, è pieno di zombie, beh, così, boh, secco. Senza neanche un po' di problemi, minchia che sguardo, Rick. Bambola, hai trovato la sua bambola, nient'altro, solo quella. Sai neanche di che stai Guardate, Deryl, come ci crede. Deryl ci credeva tantissimo. E Mo qui scatta la rissa. Non era strafatto. Orco Giuda è partita dalla vita. Però Shane sei stronzo. Eh? Non si dicono. Che... Sei uno stronzo, Shay. No, no, no. Orco Giuda. Eh, cala sei presa pure con l'ori. Lasciami parlare Daryl. Lui era proprio convinto. Stava prendendo una, una sella per andare ancora a cercare Sofia. Ma non stai bene, figlio bello, non stai bene. Guarda lei come si preoccupa, se l'ha detto che non sei infatti, <ride> che cazzo me ne frega a me. A me si sì, no, no, che bella, ci sarà più Che bella questa scena, Ci credeva tantissimo. Ci ha creduto fino alla fine, sto poveraccio. Non sappiamo se riusciremo a trovarlo. Uh, che bello questo dialogo! Non lo sappiamo. Mamma mia, che bello, che bello, che bello! Che emozioni, ragazzi, che feels. Io non lo so. Qui lei stava già un po' perdendo la speranza. Cosa? Non voglio perdere anche te che bello madonna all'epoca mi emozionò tanto ma adesso no che bella cosa che gli ha detto però incazzato no che dolore troce cioè. mm. Stupida cioè <ride> che brutta no allora Carol, non, non voglio perdere anche te. Ed le risponde... Stabilo, Toro, brutta puttana. No, non si... No, vabbè. Bellissima. Questa, questa scena qua, i tempi... Cioè, porca Eva. Mi... Mamma mia. No, non riesco neanche a descrivere. Cioè, trovare le parole è difficilissimo. Comunque, stesse emozioni di dieci anni fa. Anzi, otto più o meno. Otto, nove anni fa. Stesse identiche emozioni. Foca la bindella. O diventi uno come loro... O... Una persona completamente diversa da quella che eri. Ti prego, non, non mandarci di nuovo là fuori. Qui diciamo che c'era già la filosofia, cerchiamo un riparo e costruiamo una parvenza di normalità. Una nuova vita, insomma. Una parvenza di nuova vita in un mondo devastato. Mia moglie è incinta. Fuoca la bindella. Ecco, eh, così è però giocare è sporco, Eric. Eh, Se rimaniamo qui sarà un dono. Là fuori invece è una sentenza di morte. Va bene, effetti. Se potessimo restare Meno male che poi è arrivata Judith Rendendo più sicuro questo posto Possiamo sopravvivere insieme Ecco Ti sto dicendo che dovete andare Ecco Pensa a quello che stai facendo Ci ho già pensato Ci ho già pensato Pensaci meglio Noi non possiamo tornare là E la propria intenzione Vendete E siete Dovete andare Mamma mia Herschel Sto cazzo di finire Mamma mia Eri proprio un Un rompicoglioni eh Diciamocelo dai Sei migliorato poi Ma quali rompicoglioni eh Assolutamente perché insisti tanto a restare? Vedete, avevano proprio vero, oh, divergenze è vero. di opinioni diverse. È vero. E' come pensi di fare? Ci riusciremo. Come potremmo rendere no, li conosciamo bene. Lori è incinta. Altra botta. Oh, mamma mia che faccia. Porco Giuda. restare. Esatto. Ogni tanto Rick era convinto che ogni tanto bisognasse scendere. Lui voleva scendere a compromessi con Herschel. Per poter proteggere la sua famiglia e il bambino in arrivo. Invece Shane era più istintivo, era più. Coro, un toro che attaccava a testa bassa. Si chiama Glenn. Mi ha salvato la vita ieri quando una delle persone malate voleva uccidermi. Brava Maggie, brava. Qui già Maggie si vedeva che ragionava bene. Esatto, brava, esatto? Brava, diglielo. Ok, non si tratta di me, Glenn, non si tratta di me, te, ma solamente di te. Il problema è chi sei e come diventerai esatto. Può scegliere se essere un uomo che abbandona delle persone al loro destino, o un uomo che decide di aiutare le altre. Gli altri, delle persone che comunque uh, si stanno rendendo. Vogliono rendersi utili. C'erano tante linee di demarcazione che già stavano prendendo forma in queste prime stagioni. Pensavo che fosse morto. È il poi, è. Quando è tornato, in quel momento. Sì, in quel momento ho sperato che lo fosse. Non è che tu non saresti stata mia, ma perché sapevo che prima o poi sarebbe morto. Ma l'amico di merda, scusatemi. Così abbiamo perso M, abbiamo perso Jim, abbiamo perso... sarebbe successo lo stesso. Dai, non diciamoci minchiate. Non c'entra niente che, che aveva portato via gli uomini. Dai, ne ha portati via quattro. Non diciamoci stronzate. Detto cosa? Aiuto. E so perché non me l'hai detto tu. Perché sai che è mio. È di Rick. Okay, no, no, purtroppo è suo. Ti, mio, sbaglio. Lo ti sbagli, ti sbagli. Mi dispiace. Shane, mi dispiace. Ma anche se fosse tuo figlio non sarà mai ah. tuo, non lo sarà mai. Perché tu non puoi fare niente. Beh, c'è da dire che poi quest'uomo è stato proprio trattato una merda anche da questa donna qui, eh. No vabbè io veramente allora aspettate cioè, ci sono tante variabili in questo rapporto tra in questo triangolo diciamo tra, tra Rick Shane e Lori allora molti la giustificano a Lori io purtroppo non sono una di quelle che lo fa. Non voglio puntarle completamente al dito, anche se l'ho fatto, lo ammetto, ma ragazzi, io sono una persona che per me è inconcepibile, anche in un mondo dove tutto è andato a scatafascio, che tu ti trombi il miglior amico di tuo marito sei settimane dopo che ti ha detto che è morto. No, per me. È inconcepibile. Mi dispiace, ma è così, anche Shane che c'è stato, bell'amico di merda, lo ribadisco, stronzo lui testa di cazzo lei. Però sì, ci sono anche tante variabili, perché comunque stiamo parlando di un universo, di un mondo in cui tutto è più amplificato, tutto è più rapido, io ho capito. Ma posso capire anche come mai il cervello di Shane è andato come è andato, perché poi qui è solo l'inizio, figuratevi. Cioè io mi domando come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato il fattore mi sono trombato tua moglie tra Rick e Shane cioè, perché alla fine è di questo che si tratta cioè Shane vorrebbe che la gente agisce agisse a modo suo perché è convinto che il suo modo sia quello giusto per sopravvivere a questo mondo e magari anche ragione non lo sapremo mai diciamo che um, sia il modo di fare di Rick che quello di Shane avrebbero potuto equivalersi se non ci fosse stato di mezzo il fatto che erano innamorati della stessa donna perché sminchiare tutto in questo modo? questa è una cosa che veramente ci, mi ci faccio all'epoca non ci avevo pensato adesso però ci penso se non ci fosse stata Lori io sono convinta che Rick e Shane avrebbero potuto trovare un... Una linea di incontro, come è successo anche a Rick e Daddy, che sono partiti. Che Rick era l'uomo che aveva lasciato suo fratello a morire, a fratello per la vita. Sarebbe potuto accadere, se non ci fosse stata di mezzo la fregna. Non diciamoci cavolate, dai. <coughs> Hershel, sono pericolosi! Ci sono persone là fuori che non hanno creato mai alcun problema. Ma quando credo si possano recuperare. Ma dove?! Ma dove? Non importa se voi li vedete ancora come esseri umani o meno, ma se tu e il tuo gruppo volete restare qui, è così che dovrete trattare. Cioè, ma ok, Rick, qui accetta il compromesso. Fattoria, ma quest'uomo qui veramente Ma non stava bene, eh? cioè, ma perdonatemi. Non si può ragionare, meno male che poi ho smesso di ragionare in questo modo, non si fa. Oddio, questa scena è bellissima. cosa? La rosa Cherokee, allora aspettate, qui devo fermarmi un attimo così poi ci gustiamo bene la scena. Qui Derry l'ha portato Carol uh, in una, davanti a una siepe in cui c'è una rosa Cherokee. Perché è importante? Perché adesso non mi ricordo in quale episodio in cui lui appunto era andata per l'ennesima volta a cercare Sofia. Uh, le ha portato una rosa Cherokee e le ha raccontato una storia legata appunto a questa rosa uh, e le ha detto io penso che questa sia sbocciata per tua figlia quindi è per questo che, che, che è molto importante mi dispiace non aver fatto la reaction di, quella, um, di quel pezzo ma vi posso assicurare che anche quello wow, e anche questa adesso ci gustiamo questa bellissima scena che cari però sono carini cioè, qui è proprio l'evoluzione del loro rapporto l'inizio della loro storyline meravigliosa mi dispiace per stamattina. Che carino, cucciolone. Voglio andare a cercarla. Poi Melissa è una bella donna. C'è cioè, tutti a dire, scusate, è vecchia, è troppo vecchia. per Effettivamente sì. E, e, poi Melissa è più... Ha preso due o tre anni più di Norman. Ma io la trovo una bella donna, cioè, francamente. A parte che ha i capelli grigi, oh, c'è gente che scurisce presto. Mi, anche mia nonna ha cominciato a scurire, a, 40, a schiarire a 40 anni. eh. Uh, ma... Io la trovo una, una bella donna. Cioè, io non capisco tutto a dire. È vecchia, è vecchia. Ma dove? È una bellissima donna. Ma non diciamoci stronzate. È una domanda che. Volevo farti da un po'. <ride> perché penso che sia ancora viva. Madonna, lui quanto ci credeva, amore mio bello. La verità. È che non ho altro da fare. Caro lui, non è vero è perché ci tenevi? anche se non lo ammettevi a te stesso quanto sei bello madonna qui mi sono proprio innamorata di te adesso ti prenderai a schiaffi perché voglio che ti svegli ma ti amo lo farei comunque con tanto amore madonna che bella scena bellissima bellissima la troveremo. bellissima eh, trovare la trovate no sto male sto, sto male sta povera donna che bella scena però che bella scena madonna Atti! e Dopo quello che è successo alla farmacia, ho capito una cosa. Avevo dimenticato che sono pericolosi. Non mi importa se sono persone malate o persone morte, sono pericolose. Bravo, bravo. Che bravo. Che uomo, che uomo. uomo. Padre, ma sono segreti. I segreti bravo. Preferisco vederti incazzata con me. Viva che piacerti. Pura poesia, Madonna. Glenn, quanto ci manchi un poeta. Che uomo. Che uomo che meraviglioso. Non chiamarmi Madonna, quanto era meraviglioso Glen. Qui Glen e Baggy erano veramente l'emblema dell'amore: l'amore in un mondo ormai devastato. Ah eh, che carini, belli pucciosi. Quanto ci mancate, belli carini voi. Sì, per colla lingua, niente lingua. Eh, che cazzo, manco, manco la gioia della lingua. E vai. Vuoi sparare come hai fatto con Otis? Racconterai un'altra foto. <ride> Diavolo, però se ci rifletti alla luce del giorno, praticamente è come se tu fossi già morto. Cioè, ma guardate, non sta bene qui, Shane. Io vedo quest'uomo e dico: è pieno di problemi aspetta voglio, voglio raccontarvi un attimo perché purtroppo non farò la reaction in quell'episodio Dale morirà nella 2 x 011 e non sarebbe il, terreno, il personaggio di Dale sarebbe dovuto morire molto più avanti nell'arco narrativo quello di Garrett e dei cannibali Che cosa è successo? Praticamente eh, Frank Darabont dopo questa stagione ha lasciato la produzione perché ha avuto appunto degli screzzi con i produttori per via appunto anche del budget, del make up tutte queste cose qua e Jeffrey DeMann che è un suo ottimo amico Uh, non, ha, non ha voluto continuare la serie senza di lui. Almeno fino alla fine, quando poi a un certo punto, prima di Andarsene, ci aveva ripensato, però i produttori giustamente gli hanno detto Guarda, che ormai è troppo tardi, abbiamo già scritto l'episodio, è già tutto pronto, mi spiace, ma devi andare fuori dalle balle. Il che è un peccato perché secondo me io avrei visto volentieri l'arco narrativo di Dale nella terza e nella quarta stagione. Mi sarebbe piaciuto tanto, però beh, è bello come la lealtà tra amici abbia prevalso sul, sul profitto e sul guadagno, ecco. Cioè, questa è proprio fedeltà. Perché Jeffrey Man, comunque e Frank Darabon hanno collaborato tantissime volte. Ci tenevo appunto a raccontarvi questo piccolo aneddoto. Devo ucciderti, è questo che devo fare. Sì, fallo! Vai, Dale! No, scherzo. Stai dietro te. Guarda che... Va che tiro, eh! Comunque Shen non aveva paura perché sapeva che Dale non l'avrebbe mai fatto madonna che scena! Focherella la bindelina! Madonna me E questo il tuo posto, Sheriff. In che eh. senso? Questo come ora. Sì, sì. E questo è il tuo posto. Esatto, si sì, l'aveva capito. L'aveva capito. E io potrò anche non avere quello che serve per sopravvivere, ma va bene così. Perché almeno posso dire che quando il mondo è andato a farsi fottere non gli ho permesso di portarmi col buio che bella fra bellissima grande Dale qui Shane ha permesso, ha permesso a questo mondo di, uh, di sconvolgere e di distruggerlo completamente Dale invece no queste cose non sono malate non sono persone sono morte non troverò niente per loro perché non fanno altro che uccidere queste cose qui queste sono quelle che hanno ucciso Amy hanno ucciso Otis Uccideranno tutti noi, Shane ha ragione, però sono proprio i suoi modi. Sono i suoi modi di merda. Madonna mia, che, che scena, ragazzi! Sto male. Però io adesso io vi dirò la sacrosanta verità. Io adesso lo vorrei un Shane. Scusate, mettetemi in pausa, così poi ci godiamo la scena del finire. Io adesso cazzarola se lo vorrei, Shayne ad Alexandria Che dia una svegliata a sti mentecatti che sono diventati i protagonisti darei oro incenso e mirra per farlo resuscitare e farlo tornare a dare una scossa ai nostri protagonisti perché adesso ci vorrebbe non dico lo Shane completamente fuori di testa ma lo Shane determinato a combattere perché sapete avete sentito cosa ha detto dovete se volete sopravvivere dovete combattere dovete essere forti che è esattamente il contrario che stanno facendo adesso i protagonisti che si stanno facendo inculare dalla prima bagiana senza capelli che è arrivata io pagherei oro incenso e mirra tu lo darei i miei reni per farlo Adesso, Shane uh, ad Alexandria, dare una scossa ai protagonisti. Guarda, ci vorrebbe. Ditemi se non siete d'accordo con me, ma veramente non siete d'accordo? Dai, fatemelo sapere nei commenti. Io lo vorrei. Ci vorrebbe proprio, non dico proprio Shane Shane, ma qualcuno che dia una scossa simile. Crisi mistica accompagnata da disperazione per herschel un'altra volta. Madonna! Rick ha già ucciso l'altro, ormai Hershel in crisi mistica, sparagli a questo, molla al... Il... ecco qui un po' una stronzata, ormai Hershel in crisi mistica, uh, molla al tubo, spara lo zombie che stai tenendo e vai a fermare sto psicopatico, vabbè che ormai è tardi, madonna, 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 che disperazione, aiuto, questa è la famosa scena dello sterminio, Io la chiamo la scena dello sterminio del finire, che vabbè sono morti questi, oh, mamma mia, Madonna, Madonna, a lei, tutto in trincea, crisi mistiche ovunque, disperazione, sconvolgimenti, oddio, Madonna, questa scena, aiuto, aiuto, oddio, ce n'è, ne... oh Madonna, oddio, è il momento, è il momento ragazzi, aiuto, aiuto, oh, Madonna, eccola, eccola, Madonna, ecco Sofia. È diventato uno zombie, madonna. Io qua, quando lo vedi per la prima volta, il gnocchio gridato l'avranno sentito fino a bratto Madonna, povera Carol. Madonna, ma va, va dare come la abbraccia, come la tiene ferma, madonna. Mamma. No, brutta. Madonna, questa scena. Sto male, sto malissimo. Mamma, se sto male. Oh, mamma, No, sto per mettermi a piangere, ragazzi. Madonna, guardate Rick, che espressione! Mamma. Però questa che la conoscono nessuno di quegli stronzi Ha il coraggio di abbatterla. Dai, vabbè, deve tenere ferma Carol. Signor, cosa mi è saltato in mente? A me sto male! Sto malissimo! Ecco, creti! No, vabbè. Madonna. E qui adesso l'unico vero leader si prende la sua responsabilità. E fa quello che deve fare. Vai, Rick. Purtroppo. Perché soltanto lui è il leader. Solo lui poteva farlo. Si è preso questa responsabilità. Quindi ti amo. Madonna, che scena. Mamma che scena, che scena! Uf, mamma. Mamma, aiuto. Mamma, che dolore immenso! Sto malissimo! Lo sto piangendo, giuro! Mamma. No, povera che che dolore! Che dolore! Fa male adesso come 8-9 anni fa. Santi Dio! Mamma. Oh madonna santa fa male adesso. Come faceva male sette uh, anni, sette, otto, nove anni fa. Quel cazzo che era. Questo era il mid-season della seconda stagione, ai tempi fece un male bestia e adesso le cose non sono cambiate. Un mid-season veramente di quelli belli, di quelli che non aveva bisogno del cliffhanger per entrarti nelle viscere. Perché è bastato semplicemente l'ultimo frame di Rick che punta la colpa Python verso lo zombie di Sofia e preme il grilletto e, e vedere la disperazione di Carol tra le braccia di Daryl, cioè erano proprio questi cliffhanger che ci piacevano, cioè i cliffhanger i mid-season che ti piacevano, non avevano bisogno del cliffhanger per veramente restarti dentro, una puntata io gli do un 9, un 9 perché voglio sempre stare comunque con il primo primo perché non è comunque una puntata perfetta ma un 9 se lo merita tutto perché soltanto per la storyline di Daryl e Carol uh, l'evoluzione di Shane che si sta veramente sempre più perdendo in questo mondo ormai devastato Rick che invece cerca è più riflessivo cerca compromessi per cosa per garantire alla sua famiglia e alle persone che sono con lui Uh, un rifugio sicuro tanto da arrivare ad assecondare un uomo che perdonatemi Hershel in questa stagione in questa prima metà di stagione era pieno di problemi perché considerare gli zombie persone malate voleva dire non stare bene. Maggie, meravigliosa già da adesso, veramente lei già aveva capito come andavano le cose, aveva già veramente eh, intrapreso una linea bellissima di, di di sviluppo del personaggio. Glenn, unico eroe, Dale, coscienza e uomo che ancora crede che l'umanità possa avere una parvenza di coscienza. E tutti infatti glielo dice anche a Shane. Eh, quando, questo, quando mi diranno: Almeno non ho permesso a questo mondo di, di, di buttarmi, di, di, di gettarmi via con sé. Uh, invece Shane, Shane invece è proprio il suo posto, a questo mondo qua, un mondo fatto di, di violenza, senza regole, in cui non ci sono uh, limiti. Ecco, uh, beh, beh, su Lori, Rick e Shane uh, ne abbiamo già parlato. Io sono convinta che se non ci fosse stato il fattore Lori, avrebbero trovato un punto d'incontro nelle loro diverse uh, visioni, uh, nelle loro diverse diversità di, di vedute, l'avrebbero trovato. E niente ragazzi, io sto ancora male, sto ancora male, l'ultima scena spettacolare, ripuliscono il fionile, esce Sofia e porca miseria, ragazzi, questo segnerà anche molto Daryl, che appunto si tornerà a isolarsi, si isolerà anche da Carol, tornerà a essere un po' l'incazzoso, per poi appunto però ritornare uh, con i piedi per terra, insomma. Uh, questa, questa cosa di Sofia è molto determinante per lo sviluppo di tanti personaggi, anche di quello di Carol. Bene, vai, questa reaction si conclude qui. Adesso sto male, devo andare a riprendermi. Uh, vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate non soltanto il link della pagina Facebook di Care d'Italia. Ciao, Carole, ciao a tutti. Ma trovate anche um, i link, link con tutti i miei social, Facebook, Twitter e Instagram. Vedete, trovarmi, seguite, mettetemi like mi fate tanto, 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 contenta. Iscrivetevi al canale Vlog se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. E se questo video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e condividetelo. E vi mando un bacione enorme. Adesso vado. A piangere tutte le mie lacrime sul cuscino oppure a mangiarmi un po' di Nutella per riprendermi e noi ci vediamo alla prossima, al prossimo video, alla prossima recensione, alla prossima reaction. Ciao a tutti! Ma porca miseria, c'è cioè mai? No, vabbè, troppo, troppo questa puntata. Cioè, non riesco neanche a fare una chiusura recente. Sol chiudo così troppo, troppo per il mio cuore, troppo.